Fort Worth, Texas, 15 dicembre 2006. Per la prima volta il carrello del JSF, il Joint Strike Fighter, si stacca dall'asfalto della pista di prova della Lockheed Martin. Il JSF, il cacciabombardiere invisibile di ultima generazione, è il programma più costoso nella storia della difesa degli Stati Uniti, ma per la prima volta un aereo da combattimento statunitense nasce con i finanziamenti non solo degli americani. Anche il governo britannico, olandese e quello italiano contribuiscono alla costruzione del caccia che vola su Fort Worth ed è una scommessa da miliardi di dollari. Questo è un programma che a mio giudizio non porterà a enormi aumenti di costi. Quanto costerà un singolo aereo JSF all'Italia? Ah, questa è una bella domanda, nel senso che io non lo so, dubito moltissimo che ci sia qualcuno che lo sappia davvero. Non lo sa nessuno e non si saprà fino a quando non arriverà il giorno in cui bisognerà pagare. Buona parte del ritorno per questo paese, al contrario dell'Olanda, è che la nostra flotta si semplifica, due modelli anziché cinque, e quindi questo comporta dei risparmi non soltanto di investimento, ma dei risparmi anche di gestione. È il primo aereo stealth, cioè con capacità di ridotta rilevanza radar e agli altri mezzi di scoperta, che venga offerto sul mercato di esportazione o comunque che venga offerto al di fuori delle forze armate americane. È un aereo per portare bombe in giro, diciamo. Concepito dagli strateghi del Pentagono nei primi anni 90, il Joint Strike Fighter è entrato in produzione a basso regime nel 2006, ma ancora per anni si protrarrà la fase dei test e dello sviluppo. Tra il 1998 e il 2007 gli Stati Uniti firmano memorandum bilaterali con 8 paesi che hanno scelto di finanziare il programma partecipando alle fasi di sviluppo e produzione. È un accordo che risale al 1996 come prima manifestazione di interesse da parte del nostro paese a questo progetto degli Stati Uniti. Nel 1998 poi c'è l'avvio ufficiale del programma con il parere delle commissioni parlamentari e un parere che poi viene riconfermato nel 2002 ed ora siamo arrivati nel 2007 alla fase di preindustrializzazione del programma. La fase successiva sarà la decisione circa l'acquisto dei velivoli e decideremo a quel momento, previo parere parlamentare naturalmente, parere quindi delle competenti commissioni. L'aeronautica militare fece questa decisione e noi, come spesso avviene, dicemmo quali erano gli interessi ovviamente industriali per partecipare a questo programma. Con la decisione di continuare o di entrare, se vogliamo, nel programma JSF, vennero di fatto azzerati tutti qualsiasi possibile programma alternativo su base europea. Io credo che ci sia un interesse eminentemente economico legato agli interessi della Lockheed Martin. Tra l'altro c'è anche l'aspetto del carattere sbilanciato verso gli Stati Uniti che contraddisce fortemente con le opzioni europeiste che questo governo, il governo Prodi, esprime. La politica industriale negli Stati Uniti viene gestita dal Pentagono e da poche aziende, tra cui la Lockheed, a dimostrazione che non è assolutamente vero che è un paese che è governato dal libero mercato. Su un progetto così ambizioso, così importante, soltanto con gli americani si poteva fare? L'Europa sicuramente è in grado di svilupparlo e di farlo, ma il saperlo fare non sta a significare che c'erano le dimensioni dei volumi e dei soldi per poterlo fare. Il Government Accounting Office è l'organismo che controlla le spese compiute dal governo degli Stati Uniti. Il 15 marzo del 2007 pubblica l'ultimo dei numerosi rapporti dedicati al JSF.
30 pagine nelle quali afferma che lo sviluppo dell'aereo non sta seguendo l'efficienza programmata e che il Dipartimento della Difesa non sta prendendo in considerazione le raccomandazioni che dovrebbero offrire un equilibrio tra i rischi tecnici, limiti finanziari e richieste di servizi operativi. Si suggerisce di ridurre la produzione iniziale per evitare un ulteriore aumento dei costi già lievitati del 12% tra il 2004 e il 2007. Nei prossimi 20 anni il Pentagono spenderà per il Joint Strike Fighter oltre 12 miliardi di dollari all'anno, un impegno finanziario senza precedenti. Il General Accounting Office, cioè la Corte dei Conti americana, ha già fatto i suoi bravi studi da cui risulta che il costo finale dell'aereo, calcolando il costo finale di tutto il programma, il costo di ogni aereo verrà a più di 100 milioni di dollari, cioè il contribuente americano pagherà in realtà questi aerei a più di 100 milioni di dollari l'uno. Ma si sono ipotizzati dai 40 ai 50 milioni per quello normale, dai 50 ai 60 per quell'altro tipo e 60-70 per quello a decollo verticale. Ma abbiamo deciso in pratica di scegliere di adottare un aereo senza sapere quali sono le sue prestazioni e senza sapere quanto viene a costare. Ormai è troppo tardi per decidere che altre scelte potrebbero essere più vantaggiose. Su questa questione dei costi, molte corti dei conti di paesi europei che fanno parte dell'accordo e anche la Corte dei Conti degli Stati Uniti hanno dato giudizi molto negativi. Abbiamo però delle clausole nell'accordo che consentono facilmente l'uscita dal programma nel caso che non si volesse proseguire. È il paese che acquista il JSF ha a disposizione un periodo di 12 mesi per prendere una decisione politica. Può decidere di coprire l'aumento dei costi oppure, se decide di non coprire gli eccessi di spesa, può scegliere di ritirarsi dal progetto. E si perde tutto. Sarebbero stati spesi tanti soldi per nulla. Il 7 febbraio del 2007 il sottosegretario alla difesa Lorenzo Forcieri vola a Washington per firmare il memorandum che fissa i dettagli concordati da Italia e Stati Uniti per dare inizio alla fase di produzione del Joint Strike Fighter. Poche ore prima il ministro Arturo Parisi aveva firmato il decreto. Un solo articolo per dire che il governo italiano continuava a investire nel cacciabombardiere della Lockheed. Ogni atto del governo è sottoposto, che comporta spese, è sottoposto all'esame della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha già esaminato e registrato il decreto per la partecipazione a questo secondo programma. È chiaro che c'è una sorveglianza istituzionalmente prevista della Corte dei Conti anche su questi atti e noi siamo ben contenti che ci sia. Ovviamente si tratta di un controllo nel quale i parametri elettivi sono quelli di legittimità, quindi è sotto questo profilo che si richiede lo scrutinio della Corte dei Conti. Cioè la Corte dei Conti quindi non entra nel merito della giustizia? No, assolutamente, la Corte dei Conti non può e non deve entrare nel merito di scelte, tantomeno di scelte politiche. C'è però una funzione della Corte dei Conti che è la funzione di controllo-gestione. In questa sede effettivamente la Corte deve verificare che rispetto agli obiettivi stabiliti dalla legge l'azione amministrativa si sia svolta con dei canoni di economicità, efficacia, di gestione. E il progetto JSF questo controllo è stato fatto? Questo non è ancora stato programmato, ma la Corte dei Conti può tranquillamente programmarlo. La Corte dei Conti ha programmato un controllo su un aereo da combattimento. Era il 2004 e l'aereo era Eurofighter. I magistrati della Corte studiarono le ragioni che avevano indotto il governo italiano a prendere in prestito a caro prezzo Tornado e F-16 per rimpiazzare gli F-104 degli anni 50 in attesa che venissero consegnati i caccia europei. Colpa del ritardo di Eurofighter, l'Italia fu costretta a fare quella scelta, deliberò allora il primo collegio della Corte. Ma la stessa Corte non ha programmato alcun controllo di gestione su un progetto come JSF, che impegna l'Italia per diversi decenni e per diversi miliardi di dollari. La Corte dei Conti olandese informa il Parlamento due volte l'anno sul progetto JSF.
I giudici dell'AIA hanno calcolato che tra il 1996 e il 2006 i costi di sviluppo dell'aereo della Lockheed sono cresciuti dell'80%. Preoccupati per le ricadute sui contribuenti, hanno proposto di riunire ogni 6 mesi intorno ad un tavolo i rappresentanti delle corti dei conti dei 9 paesi che partecipano al programma di JSF. Hanno aderito tutti, o quasi. L'Italia è un membro di questa conferenza a tutti gli effetti. Non ha preso parte fisicamente agli incontri che si sono tenuti, ma ha ricevuto tutti i documenti, sa perfettamente ciò che accade, ma non ha presenziato fisicamente alla conferenza. Fino ad ora non si sono presentati, ma forse li vedremo a Oslo a settembre. Ma c'è un ufficio relazioni internazionali che sicuramente partecipa a un'attività di scambio di informazioni e conoscenze insieme agli altri istituti superiori di controllo. Credo che il nostro ufficio, anzi ne sono certa, abbia partecipato a questo scambio informativo, attraverso quali modalità non sarei in grado di definirlo con precisione, ma certamente fa parte dello scambio di informazioni che gli uffici superiori di controllo europei si danno. L'industria Italia, con in testa Finmeccanica, ha ottenuto diversi contratti. Galileo realizzerà un futuristico sistema di visione a 360 gradi, Alenia realizzerà le ali. Grandi commesse industriali significano anche posti di lavoro, almeno così sperano governo, industrie e sindacati che fanno le prime stime. Principale saranno il Piemonte, la Campania e la Puglia, dove ci sono questi insediamenti di Alenia, ma siccome lavoreranno molte altre imprese, dalla Piaggio, la Avio, adesso l'Oto Melara, insomma sono tante le imprese italiane che parteciperanno al programma, si è calcolato che il corrispondente in termini di occupazione sia di circa 10.000 persone per la durata del programma. Questo dato è sicuramente una bufala. Il dato reale sono 200 posti di lavoro previsti a Cameri nell'assemblaggio dell'aereo, più un indotto di circa 800. Da più parti si è parlato di un'opportunità di sviluppo per tutto il settore industriale novarese, ma nessuno è stato in grado di precisare in quali settori industriali questo sviluppo è atteso. Tendenzialmente il poligono tende a aumentare e l'industriale tende ovviamente a essere praticamente a dire delle cifre un po' più caute, perché sappiamo ovviamente che fare cifre e dimensioni di cifre in Italia è uno sport ovviamente che tende anche praticamente a creare dei dibattiti che sono in un certo qual modo anche speciosi. Base di Cameri, provincia di Novara. Oltre queste recinzioni dovrebbe sorgere la seconda linea di assemblaggio dei Joint Strike Fighter, l'unica al di fuori degli Stati Uniti. I lavori a Cameri non inizieranno prima del 2009, nel senso che ovviamente la linea finale è coerente con i tempi di consegna per la nostra flotta e per la flotta olandese, che non avverrà prima del 2013. L'idea non piace a tutti. A Cameri, pacifisti e ambientalisti si sono mobilitati per contrastare la decisione del governo italiano. Una cifra come 250 milioni di euro utili per costruire soltanto il capannone per l'assemblaggio e dotarlo di tecnologia potrebbero essere alternativamente investiti in progetti per ricerche, per esempio sulle energie alternative, visto che a Novara e dintorni abbiamo già dei centri di ricerca attivi in questo senso. La Cameri ha le caratteristiche giuste, ma ci possono essere, se lì non dovesse essere ben voluto, ci possono essere altri siti nel nostro paese. Una delle ragioni principali della scelta dei JSF sembra essere la conoscenza della tecnologia militare Stealth, il sistema per essere invisibili ai radar nemici. E noi abbiamo quindi avviato una trattativa e abbiamo anche manifestato la nostra insoddisfazione a un certo momento per come andava questa trattativa. E l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto l'industria, l'ha fatto Alenia Aeronautica, l'ha fatto Finmeccanica, quindi assolutamente. Poi però siamo arrivati a un punto che è di piena soddisfazione sia dell'industria sia della difesa. Che il passaggio di tutto quello che è la parte più sofisticata di questo aereo, il software, in realtà rimarrà sempre in controllo degli americani.
Io ancora devo trovare un rappresentante di un'industria europea che mi dica sì, in effetti, tramite la partecipazione del nostro paese a questo programma, noi come industria abbiamo imparato qualche cosa, abbiamo avuto accesso a tecnologie che non avevamo e che non avremmo potuto avere in nessun altro modo. La nostra abilità partecipando a questo programma è proprio quella di riuscire ad ottenere un ritorno anche sotto l'aspetto tecnologico. L'accesso che abbiamo noi alle informazioni è adeguato per quelle che sono le nostre necessità e è assolutamente in linea con quello che hanno gli inglesi. Che ruolo ha avuto il Parlamento nella scelta dell'Italia di aderire al programma JSF? Chi decide la politica estera? Il ruolo del Parlamento è, come dire, stato assolutamente di sfondo, perché non c'è stata nessuna discussione con votazione. Ci sono state semplicemente delle comunicazioni. Allora dice, poi il programma si voterà quando diventerà effettivo, che è una stupidaggine, perché noi continuiamo a spendere tantissimi soldi, una barca di soldi, già per questa fase di ricerca e sviluppo, che ci viene semplicemente comunicata, a cui noi possiamo fare domande, ma che non pesa mai in un voto parlamentare. E questo fatto, come dire, di bypassare il Parlamento sta diventando sempre più pesante e sempre più grave, soprattutto in materie, come dire, così delicate, dove il controllo parlamentare garantirebbe trasparenza. Una cosa che noi difficilmente riusciamo a comprendere appieno è se le strategie militari vengano in secondo piano rispetto agli interessi del comparto industriale che produce armi o viceversa, ovvero sia che sono le armi che diventano strumento di implementazione di strategie politiche, di politica internazionale, estera e di difesa, che comunque devono essere discusse anche a livello parlamentare. C'è quindi, a mio parere, un gap anche di controllo democratico, un deficit che riguarda appunto questa difficoltà a collocare questi sistemi d'arma in una politica estera coerente. Ci sono automatismi assolutamente negativi, per cui insomma, ci portiamo appresso decisioni di 10 anni fa, tra l'altro mai, mai sottoposte a una verifica, a una discussione nelle sedi competenti, neanche nella Commissione Difesa della Camera e del Senato. La nostra Costituzione ripudia la guerra. Secondo alcuni, un aereo come il JSF, che è stato progettato per attaccare obiettivi sul terreno, è un aereo da guerra. E contro questo tipo di aereo vengono espresse riserve di ordine etico. Di fronte a questo progetto degli F-35 con costi folli, gli amici che abbiamo, io personalmente sono stato 6 volte in Iraq e lì si vedono dove cadono le bombe sulla testa delle persone, gli amici dell'Iraq, del Libano, i nostri missionari in Africa, in Brasile, in altre parti ci dicono ma cosa state facendo lì? Siete diventati matti. I rapporti che abbiamo quasi settimanali con queste persone ci dicono ma qui siamo qui che lottiamo per la fame, per dare un pozzo d'acqua, per recuperare le medicine e lì vi siete bevuti il cervello, come si dice, siete diventati matti e questo è il tono delle loro lettere. Fort Worth, Texas, 15 dicembre 2006. Per la prima volta il carrello del JSF, il Joint Strike Fighter, si stacca dall'asfalto della pista di prova della Lockheed Martin. Il JSF, il cacciabombardiere invisibile di ultima generazione, è il programma più costoso nella storia della difesa degli Stati Uniti, ma per la prima volta un aereo da combattimento statunitense nasce con i finanziamenti non solo degli americani. Anche il governo britannico, olandese e quello italiano contribuiscono alla costruzione del caccia che vola su Fort Worth ed è una scommessa da miliardi di dollari.
Questo è un programma che a mio giudizio non porterà a enormi aumenti di costi. Quanto costerà un singolo aereo JSF all'Italia? Ah, questa è una bella domanda, nel senso che io non lo so, dubito moltissimo che ci sia qualcuno che lo sappia davvero. Non lo sa nessuno e non si saprà fino a quando non arriverà il giorno in cui bisognerà pagare. Buona parte del ritorno per questo paese, al contrario dell'Olanda, è corto, e anche la Corte dei Conti degli Stati Uniti hanno dato giudizi molto negativi. Abbiamo però delle clausole nell'accordo che consentono facilmente l'uscita dal programma nel caso che non si volesse proseguire. È il paese che acquista il JSF ha a disposizione un periodo di 12 mesi per prendere una decisione politica. Può decidere di coprire l'aumento dei costi oppure, se decide di non coprire gli eccessi di spesa, può scegliere di ritirarsi dal progetto. E si perde tutto. Sarebbero stati spesi tanti soldi per nulla. Il 7 febbraio del 2007 il sottosegretario alla difesa Lorenzo Forcieri vola a Washington per firmare il memorandum che fissa i dettagli concordati da Italia e Stati Uniti per dare inizio alla fase di produzione del Joint Strike Fighter. Poche ore prima il ministro Arturo Parisi aveva firmato il decreto. Un solo articolo per dire che il governo italiano continuava a investire nel cacciabombardiere della Lockheed. Ogni atto del governo è sottoposto, che comporta spese, è sottoposto all'esame della Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha già esaminato e registrato il decreto per la partecipazione a questo secondo programma. È chiaro che c'è una sole parlamentare, naturalmente, e parere quindi delle competenti commissioni. L'aeronautica militare fece questa decisione e noi, come spesso avviene, dicemmo quali erano gli interessi ovviamente industriali per partecipare a questo programma. Con la decisione di continuare o di entrare, se vogliamo, nel programma JSF, vennero di fatto azzerati tutti qualsiasi possibile programma alternativo su base europea. Io credo che ci sia un interesse eminentemente economico legato agli interessi della Lockheed Martin. Tra l'altro c'è anche l'aspetto del carattere sbilanciato verso gli Stati Uniti che contraddisce fortemente con le opzioni europeiste che questo governo, il governo Prodi, esprime. La politica industriale negli Stati Uniti viene gestita dal Pentagono e da poche aziende, tra cui la Lockheed, a dimostrazione che non è assolutamente vero che è un paese che è governato dal libero mercato. C'è un progetto così ambizioso, così importante, soltanto con gli americani si poteva fare. L'Europa sicuramente è in grado di svilupparlo e di farlo, ma il saperlo fare non sta a significare che c'erano le dimensioni dei volumi e dei soldi per poterlo fare. Il Government Accounting Office è l'organismo che controlla le spese compiute dal governo degli Stati Uniti. Il 15 marzo del 2007... Che la nostra flotta si semplifica, due modelli anziché cinque, e quindi questo comporta dei risparmi non soltanto di investimento, ma dei risparmi anche di gestione. È il primo aereo stealth, cioè con capacità di ridotta rilevanza radar e agli altri mezzi di scoperta, che venga offerto sul mercato di esportazione o comunque che venga offerto al di fuori delle forze armate americane. È un aereo per portare bombe in giro, diciamo. Concepito dagli strateghi del Pentagono nei primi anni 90, il Joint Strike Fighter è entrato in produzione a basso regime nel 2006. Ma ancora per anni si protrarrà la fase dei test e dello sviluppo. Tra il 1998 e il 2007 gli Stati Uniti firmano memorandum bilaterali con 8 paesi che hanno scelto di finanziare il programma partecipando alle fasi di sviluppo e produzione.
Ma è un accordo che risale al 1996 come prima manifestazione di interesse da parte del nostro Paese a questo progetto degli Stati Uniti. Nel 1998 poi c'è l'avvio ufficiale del programma con il parere delle commissioni parlamentari e un parere che poi viene riconfermato nel 2002 ed ora siamo arrivati nel 2007 alla fase di preindustrializzazione del programma. La fase successiva sarà la decisione circa l'acquisto dei velivoli e decideremo a quel momento, previo parere. Pubblica l'ultimo dei numerosi rapporti dedicati al JSF. 30 pagine nelle quali afferma che lo sviluppo dell'aereo non sta seguendo l'efficienza programmata e che il Dipartimento della Difesa non sta prendendo in considerazione le raccomandazioni che dovrebbero offrire un equilibrio tra i rischi tecnici, limiti finanziari e richieste di servizi operativi. Si suggerisce di ridurre la produzione iniziale per evitare un ulteriore aumento dei costi già lievitati del 12% tra il 2004 e il 2007. Nei prossimi 20 anni il Pentagono spenderà per il Joint Strike Fighter oltre 12 miliardi di dollari all'anno, un impegno finanziario senza precedenti. Il General Accounting Office, cioè la Corte dei Conti americana, ha già fatto i suoi bravi studi da cui risulta che il costo finale dell'aereo, calcolando il costo finale di tutto il programma, il costo di ogni aereo verrà a più di 100 milioni di dollari, cioè il contribuente americano pagherà in realtà questi aerei a più di 100 milioni di dollari l'uno. Ma si sono ipotizzati dai 40 ai 50 milioni per quello normale, dai 50 ai 60 per quell'altro tipo e 60-70 per quello a decollo verticale. Ma abbiamo deciso in pratica di scegliere di adottare un aereo senza sapere quali sono le sue prestazioni e senza sapere quanto viene a costare. Ormai è troppo tardi per decidere che altre scelte potrebbero essere più vantaggiose. Su questa questione dei costi, molte corti dei conti di paesi europei che fanno parte della